Nella Bonora, con amore per amore. Testimonianza al Cerchio Firenze 77. Comunque, mia cara, siamo molto lontani dai signori naturalisti circa alcune cose in particolare. L'ectoplasma, per esempio, non è affatto un prodotto della mente del medium, ma parte del suo corpo eterico, di cui le entità si possono servire per formare le materializzazioni. E qui dovremmo addentrarci nella spiegazione di che cos'è il corpo eterico. Non è cosa facile. Possiamo definire il corpo eterico l'intermediario tra il corpo fisico denso e il corpo astrale. È formato ancora di materia, ma ad un livello infinitamente più sottile. Possiamo definirla materia subatomica. L'anestesia, in casi di operazioni chirurgiche, serve proprio ad allontanare il corpo eterico. Così viene interrotto il collegamento fra il corpo fisico denso e il corpo astrale e l'individuo non percepisce più il dolore che sarebbe originato dal corpo fisico denso. Sono argomenti, mia cara, che avrebbero bisogno di una penna ben più abile della mia. Faccio quello che posso.